Ciao, sono Christelle Carrisi. Lo sai che c'è un fiore che ama le donne e la loro salute? È la Gardenia di AISM. Il 5, il 6 e l'8 marzo. Vieni a sconfiggere la sclerosi multipla nelle piazze italiane. Facciamo in modo che la festa della donna sia una festa per tutte le donne. Dal 28 febbraio al 13 marzo invia un SMS o chiama da rete fissa il 45504. Dona 2 euro e sostieni la ricerca. Campagna realizzata con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Bentrovati da Elisa Fontana con un nuovo appuntamento di 3 minuti con. Oggi vogliamo affrontare un argomento del quale è sempre bene parlare e soprattutto sensibilizzare. Sto parlando della sclerosi multipla e per farlo abbiamo invitato un ospite che è in studio con noi e che si occupa attivamente del tema. Stiamo parlando di Barbara Dotti, consigliere provinciale di una delle 100 sezioni AISM, specificatamente quella di Brescia, e ovviamente volontaria dell'associazione. Ciao Barbara, grazie di essere qui con noi. Ciao. Grazie mille a te. Barbara, io ti chiedo subito, che cos'è l'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e quali sono i suoi obiettivi? Allora, appunto l'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, siamo attivi su tutto il territorio nazionale e siamo una ONLUS che è stata fondata nel lontano 1968, quindi abbiamo addirittura alle spalle 45 anni di attività. Da allora lottiamo per combattere contro la sclerosi multipla, contro questa malattia e per costruire un mondo attivamente libero dalla sclerosi multipla. Crediamo fermamente che le persone con sclerosi multipla e le loro famiglie abbiano diritto ad avere una buona qualità di vita e una piena integrazione e inclusione sociale. Su questa visione, diciamo, AISM costruisce la sua missione. Essere l'unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, e questo lo fa attraverso l'avanzamento, l'indirizzo, il finanziamento della ricerca scientifica, la promozione e l'erogazione dei servizi nazionali e locali, la rappresentanza e l'affermazione dei diritti delle persone con sclerosi multipla, che molto spesso purtroppo passano in secondo piano, come quelli di tutte le persone, quelle malate a maggior ragione, e questo perché le persone con sclerosi multipla siano pienamente partecipi attive nella loro vita, quindi abbiano gli stessi diritti che hanno tutte le persone e siano parte attiva anche delle decisioni della propria vita. E quindi, come dicevo prima, da oltre 45 anni AISM rappresenta un punto di riferimento concreto per le persone che in Italia sono oltre 75.000 con sclerosi multipla e per i loro familiari e anche per gli operatori sociali e sanitari. Sicuramente un punto di riferimento importantissimo, soprattutto per le persone malate, ma come diceva giustamente Barbara, anche per i familiari delle persone che hanno questa malattia. E parlando appunto della malattia, io ti chiedo, quali sono i sintomi della sclerosi multipla e qual è la sua percentuale di incidenza nella popolazione? Innanzitutto ti faccio un cappello introduttivo. La sclerosi multipla è spesso confusa con altre malattie, ma si tratta di una malattia del sistema nervoso centrale. Purtroppo è cronica, è imprevedibile e spesso progressivamente invalidante, ed una delle più gravi appunto del sistema nervoso centrale. Colpisce maggiormente le donne in un rapporto circa di 2 a 1 rispetto agli uomini, stiamo avanzando purtroppo verso il 3 a 1. Il 50% delle persone con sclerosi multipla è rappresentato da giovani, non si direbbe, ma purtroppo è così. La diagnosi arriva soprattutto fra i 20 e i 40 anni, quindi nel periodo più ricco della vita di una persona, in cui si fanno progetti, in cui si immagina il futuro, arriva questo fardello veramente pesante della diagnosi. Purtroppo di circa 75.000 persone in Italia, al 5%, tra i 4.000 e gli 8.000 casi, sono rappresentati da bambini colpiti da sclerosi multipla pediatrica. Purtroppo questa è una realtà che in questi anni sta crescendo.
La malattia si manifesta con disturbi vari, perché dipende dal punto in cui il sistema nervoso centrale viene danneggiato, quindi ci possono essere disturbi del movimento, della vista, dell'equilibrio, e è personale perché segue un decorso molto diverso da persona a persona. Questo rende molto difficile già la diagnosi. E in Italia, per farti un esempio, per farti rendere l'idea, ogni 4 ore c'è una diagnosi nuova e sono circa 2000 i nuovi casi ogni anno. Grazie però oggi ai progressi della ricerca scientifica esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare, tenere a bada questa brutta bestia purtroppo della sclerosi multipla, ma soprattutto esistono trattamenti in grado di migliorare la qualità di vita delle persone. Tuttavia devo dire che non se ne conosce la causa e la cura risolutiva per il momento non è ancora stata trovata. Tuttavia la ricerca scientifica sta facendo passi avanti anno dopo anno. Barbara, sappiamo che l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla da anni porta avanti sia momenti di sensibilizzazione che di raccolta fondi che vanno a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, ricerca molto molto importante, come si diceva prima, appunto sia per i malati che per le famiglie. E sappiamo che avete in programma un'iniziativa nazionale tra pochissimi giorni, la Gardenia di AISM. Vuoi raccontarci qualcosa rispetto a questa iniziativa? Certamente, questa è una delle manifestazioni nazionali di solidarietà di AISM, molto conosciuta insieme alla Gardenia, che adesso a marzo, a ottobre ci sarà la mela di AISM. Queste diciamo che sono cruciali perché vanno a investire sulla ricerca scientifica per malati di sclerosi multipla, è essenziale e basilare. Si svolge proprio in questi giorni, che sono i giorni vicini alla ricorrenza dedicata alle donne, alla festa della donna, perché sono appunto colpite, come dicevo prima, dal doppio circa rispetto agli uomini. Saranno circa 10.000 i volontari di AISM presenti in 5.000 piazze italiane, ma non solo piazze, anche supermercati, centri commerciali, diciamo punti di solidarietà vari, molto diversificati, per distribuire appunto le piantine di gardenia a fronte di un contributo minimo di 15 euro. Qui a Brescia e in tutti i comuni della provincia saranno circa 80 le piazze in cui sarà possibile trovarci e trovare la gardenia di AISM. Potete così contribuire alla ricerca scientifica condividendo con noi la lotta alla sclerosi multipla. Sarà possibile trovare l'elenco aggiornato delle piazze sulla nostra pagina Facebook, che ricordo facebook.com/AISM Brescia, e sul nostro sito, che è il sito dell'AISM, aism.it/Brescia. I fondi raccolti quest'anno, ci tengo particolarmente a ricordare che saranno impiegati in progetti di ricerca mirati soprattutto alla sclerosi multipla pediatrica, che in questi anni è un tema prepotente, si sta presentando sempre di più. Ma la gardenia di AISM si tradurrà anche in altri progetti dedicati alle donne, dedicati ai giovani, alle coppie e alle famiglie, perché ricordiamo che purtroppo è una patologia che colpisce la vita delle persone a 360 gradi. E cercheremo di intervenire attraverso realizzazione di convegni informativi, di eventi, di raccolte editoriali e multimediali che sono studiate apposta per rispondere in maniera concreta ai quesiti e ai problemi che le persone con sclerosi multipla incontrano nella propria vita quotidiana, perché alla fine l'impatto maggiore che si ha per questa malattia è proprio sulla vita quotidiana delle persone. Barbara, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi e per averci dato la tua disponibilità a parlare di questo tema così delicato. Vi ringrazio e anzi
Grazie mille a voi per avermi dato questo spazio. Io vi ricordo che AISM si basa sull'opera di tantissimi volontari ed è per questo che vi consiglio, anch'io come Barbara, di consultare il sito internet dell'AISM e individuare così la piazza più vicina a voi, 5, 6 marzo e 8 marzo in piazza con la gardenia di AISM, e sostenere così la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Alla prossima! Ciao, sono Christelle Carrisi. Lo sai che c'è un fiore che ama le donne e la loro salute? È la gardenia di AISM. Il 5, il 6 e l'8 marzo vieni a sconfiggere la sclerosi multipla nelle piazze italiane. Facciamo in modo che la festa della donna sia una festa per tutte le donne.